Ciao, benvenuti in questo nuovo pazzesco episodio, il primo episodio dopo la pausa estiva di Scene Brutte. Siamo tornati, siamo riposati. In realtà non è vero perché lo stiamo girando prima dell'estate. Allora, svegliamo i trucchi. È il 29 luglio. Siamo stanchissimi. Allora, oggi, come al solito, andremo a visionare tre scene inviateci da voi a questo indirizzo email. slimdogsformat@gmail.com con oggetto scene brutte. Grazie. E andremo a dare dei voti a queste scene, in particolare in queste tre categorie: scrittura, look visivo e recitazione. Partiamo subito con la prima scena. Questa scena ce la manda Vincenzo Capezza, tratta dal film italiano, suppongo, Primavera di granito. Ah, mazza. Un titolo pazzesco. Accogliete sempre così, questi ospiti. Cristo Lora potrebbe essere proprio lei. Non capisco il motivo di questa accoglienza. Ma non sta parlando, ragazzi. Wow, Tarantino. Attenzione, ma lui sembra un attore famoso. Che è un bastardo. Ma che disastro. Muori, maledetto. LeBlanc. Oh, bello, 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 bravo. Ragazzi, sta colonna sonora però comunque mi rimane dentro. Scrittura, secondo me, cioè, nel senso, se tu le stesse battute, la stessa situazione la metti in mano a persone, a attori bravi, a un regista bravo, secondo me esce fuori comunque una scena interessante. Tu... Cioè, pensa allo recitato da DiCaprio. Esatto. Per dire. Vabbè, secondo me comunque 5, non è così brutto. 5. Non è così brutto, segno 5. Rifacciamo un piccolo recap. Lui arriva in questa cava con la foto del figlio, con questo tizio che è così. Io sto aspettando il signor Zino. Gli punta la pistola addosso e lui resta così. In sceneggiatura lui non reagisce. No. In sceneggiatura uno dovrebbe scrivermi: sì, mi puntano la pistola addosso, lui prova a scappare. No, resta lì fermo. No, perché lui è il boss e fa il coatto. Certo. Lui fa il coatto. Allora superiamo questo scoglio. Poi c'è comunque lui con questo masso sospeso. Ma che c'entra? Sul nulla, quella è scrittura. Sì, mega greve, bello. E bello. Poi gli fanno cadere in testa il sasso come Willy il coyote. Va bene, allora facciamo. Io dico 8. La scrittura, secondo me, è da 4. Non è. Cioè, è una buona scrittura, bravi. Allora, look visivo, già possiamo iniziare. Dire delle cose, per quanto posso dire che la scelta dell'ambiente tutto bianco, di vestire Matt LeBlanc, la scelta quindi 7, quindi perché però cioè, vabbè, sì, fa schifo. No, perché però fa schifo. Cioè, nel senso, non è bellissimo, abbiamo visto di peggio, crepa bastardo. Oh, 7, mica ho detto 2. No, è solo che io non riesco, cioè, allora il punto qual è? 8. Ma come? Ragazzi, questo look visivo comprende anche la regia, comprende, cioè, le scelte stilistiche, però abbiamo visto molto di peggio. No. È lì che io poi mi devo ritarare. Questo è la prossima categoria che ci darà delle grandi soddisfazioni, perché per ora come look visivo un umile 8. No, beh, no, fa schifo. Non capisco il motivo di questa accoglienza. Sai che l'ho rivalutato? La recitazione? No, tutto. Ah, ti è piaciuto? Posso abbassare i voti di prima? No, non si può. Guarda che secondo me invece ha della roba, eh. Vabbè, recitazione purtroppo, ma credo che sia una scelta, siano presi dalla strada. Ah, il neorealismo. Allora lui, quello vestito di bianco, era il proprietario della cava, che gli ha detto: posso usare la cava per fare le riprese? E quello gli ha detto: sì, però mi devi fare il protagonista del film. E quindi, certo. E quindi, capito, io non posso, no, io do 6. Sei. Allora, ti spara, no, la reazione è questa. Hai ragione, è dopo. No, è 9, dopo. 9. No! A te ti hanno mai sparato? Che ne sai che magari non faresti così? Sicuramente reagirei meglio di così. Ma non lo sai. È importante che adesso dica una cosa. Mi accorgo che effettivamente prima potevo risparmiarmelo quell'8, potevo dare 7. Oh. Quindi adesso io darei 10, ma quindi do 9. Vi quadra? No! Perché, ragazzi, è imbarazzante. Cioè, erano reazioni casuali a una situazione grevissima. Crepa bastardo.
Allora, qui si vola ad Hollywood, ma l'Hollywood quella proprio c'è, nelle stelle, che si parla di Star Wars, gli ultimi Jedi, e ce la mandano Orazio Ferrauto e Andrea Lavia. Ci hanno mandato due mail separate, ma è talmente brutta che si sono ritrovati in questa Quindi cosa. Merita, vuol dire che effettivamente è brutta. Quello che è appena successo è che hanno distrutto l'astronave su cui Leia, la principessa Leia, stava. Bene. E adesso lei vola nello spazio profondo. Lei era invecchiatissima qua. Lei credo fosse già morta quando hanno girato questa scena. Cioè, in che senso? L'attrice? Infatti vedi, non si muove tanto. Lei apre gli occhi, eccolo lì. E diventa... Ma perché è Mary Poppins? Sì. Con l'ombrello, i segnamenti d'ombrello è Mary Poppins. Basta un poco. Ecco qua. Senti la musica pure, ricorda. Ma loro gli fanno. Vai apri, corri, va apri. Lei ha usato la forza per, non lo so, respirare nello spazio 1, volare 2. Poi apri la porta 3. Vabbè. Vabbè, dai, cioè, ragioniamoci. Prima categoria. Che cosa valutiamo qui? Il fatto di aver pensato che una nello spazio potesse resuscitare. Però Star Wars è un mondo fantasy. Se io dico, se mi dite questa, che è Star Wars, io vi dico 4. 4. 3 e mezzo. Vabbè. Tre onesto, e mezzo. Onesto. Io non sono per niente d'accordo. È arrivato. Tu mi hai costruito un mondo, un universo in cui ci sono comunque delle regole. Non è che se tu, a parte che lei, la principessa lei, la fino ad oggi non si era mai visto che usava la forza. Sa usare la forza talmente bene che riesce a sopravvivere nello spazio profondo dove non c'è ossigeno. Riesce a svegliarsi, a volare. La temperatura è anche a temperatura bassa. E in più l'attrice era pure morta. Quello che c'è, però non credo sia parte della scrittura. Io, cioè, sei stato troppo pignolo, tecnico, l'analisi, sì. Il film, capito, il regà, cinema è non Star è, Wars. Il cinema non è sapere tutto, il cinema è così, è emozione improvvisa, che ne pensi? Vabbè. Pura di arrear bagno, emozione improvvisa. Quella è improvvisa. Dai, 5. Bravo. 5, un po' sta Befana che vola, che sta là, cioè come idea, come te viene? Quello dopo, quello look visivo. No, però di scrivere, lei vola fluttuando con la mano... Look visivo, vabbè, dai, look visivo, dai, è Star Wars, è Hollywood, per, che gli vuoi dire? È fatto bene, non gli puoi dire niente, su, ci sta, quindi look visivo, ma due. Due. Ah, lei fa schifo come è fatta in 3D. Fa schifo. No, vabbè, sì, schifo. Sei Hollywood, quanti soldi è costato? Ragazzi, è appena cambiato format, siamo passati a opinioni pericolose. Benvenuti a questo nuovo episodio. È Hollywood, cioè, devi farlo fatto proprio bene. 4. Tutto sto casino alla fine, capito? Nel senso, poi però lo spazio è fatto bene, le celle spaziali sono fatti bene, però lei è una monnezza. Mi sento di associarmi al 2 dei Santucci. Dai, ma non cagate il cazzo, è fatto bene. Io l'ho visto al cinema. E su e dai un po'. Quindi adesso recitazione. Vabbè, è morta. Quindi brava. Comunque recitazione non voto, regà, è morta. No voto? È 3D. No, però... E che c'entra? E non è... Chi recita? Beh, recitano quelli dietro la finestra che fanno... Esatto. Ah, beh. Io invece do il voto a chi... Cioè, a come loro hanno scelto di dare l'interpretazione alla faccia, al viso. Perché in effetti, regà, è una situazione nuova. Sotto questo punto di vista... È 7? È 7. Cioè, no, fa troppo. 6.5, 6.5. Perché effettivamente anche solo la postura... Quindi io dico 7. Io 6.5 ho messo. Cioè 7 perché è morta. Se era viva, 6. È proprio come mi immagino un surgelato nello spazio. È esattamente così. Cioè tu dici filetto di merluzzo surgelato nello spazio. Così. Capito? Quindi sì, 7. 7, sì, sì, giusto. Prossima scena. Prossima scena. Prossima scena. La prossima scena ce la mandano Flavia Masia e Enrico Santa Caterina, sempre con due mail diverse ma stessa scena, ed è tratta da Birdemic. Loro escono armati di stampelle. O grucce. Questa cosa non me l'aspettavo, Ma è tipo Space Invaders. Ma scusa, nonostante ce l'hanno a 10 centimetri, non le stanno prendendo? No, ragazzi. Chi sta prendendo? Ragazzi, continua a essere sempre più bello. Ma chi la sta prendendo la macchina? No, niente, così è. Scusa, senti il suono. Ma poi sono gabbiani, non immobili. Sono immobili.
chi altri uccelli? vabbè, avanti Andrio, questi uccelli. Voglio che duri un'ora. Ma scusa, poi la macchina... Oh, oh, wow! No, sono... Wow. Ti prego, scrittura. Scrittura, allora, è... In questo film, a un certo punto, loro devono decidere di uscire di casa per probabilmente andare da un'altra parte e vengono attaccati da questi uccelli, no? Le stampelle, però, eh? Ah, ecco. Quella scrittura, eh? È vero, scrittura. C'hanno in mano le stampelle, è vero. Non ci avevo pensato, perché stavo per dare 5, ma con le stampelle 7 e mezzo. Io sono d'accordo con Leo Santucci, quindi secondo me 5. Perché tu effettivamente dici, immagina lo scritto. Il mondo viene attaccato da un gruppo di volatili arrabbiatissimi. Dei ragazzi cercano di salvarsi combattendoli, entrando in macchina, forsennati nella loro... Però poi... No, che c'entra? La scrittura, quella potenzialmente Fast and Furious fa più schifo messo su carta. Vabbè, sei. È sufficientemente brutto come è stato pensato. Le stampelle, dai, facciamo che... Le stampelle. Sono effettivamente una caduta di stile. L'ultimissimo. Vai, sì. Allora, 4 piccioni appiccicati sul frame che seguono l'inquadratura, poi. Terribile. Io non ho mai vista una roba del genere, quindi... Per la prima volta, no, io l'ho già dato, ma non in look visivo, io darò 10. Oh. Verdemic, per me... È di più di 10. Non so, si può dare 10 lode? 10 lode, 10 lode, è mezzo punto. Io voglio dare la lode. L'insistenza della bruttezza. Bravo. È questo che va premiato. Cioè tu arrivi alla post produzione di questo film, scarichi uccello.gif che si agita, lo poggi sopra e fai. Quanta fama dura sta scena? 2 minuti. E dura tantissimo. Ti 10 è lodissima. Allora, recitazione. Io penso alle facce di quando escono dall'appartamento con le stampelle in mano. Penso alle loro azioni davanti al furgone, che sono a tempo con gli uccelli. Ogni tanto partono anche delle gomitate, ho visto. È proprio 10, ripensandoci 10. La cosa che a me ha particolarmente emozionato è il momento in cui non si apre la macchina. Beh, sì. Anzi, guarda che è lo stesso pezzo di filmato mandato in loop avanti e indietro. Due cioè, loro hanno girato durato. Questo e poi hanno fatto quindi io dico 10. No. E lode. No, no, sì, beh, sì, non sì. È allo stesso livello. Non è allo stesso livello, zio. Io capisco che tu, in quanto attore, è un parole, però insomma, ti dicono: colpisci l'aria, ci sono degli uccelli che ti attaccano, però. Tu neanche si chinavano. Cioè questi uccelli, no? Loro sapevano già che sarebbero stati fermi e spiaccicati, che facevano così. Con le stampelle, poi proprio non ci credevi mai. No, 10 e lode, 10 e lode. E lode. Però, io mi metto dalla parte degli attori, ragazzi. Oh, dai. Tu ti ritrovi su un set con un regista che ti dice di colpire queste creature volanti, ma non ti dice dove sono, quante sono, perché non lo sa neanche lui. Lui l'ha scoperto quando ha visto il film alla fine, quindi gli fa solo, raga, fate un po' così nell'aria, tipo Swiffer per spolverà, e poi io ci penso, famo un post. Quindi poracci. No, comunque, dai, io non gliela faccio a votare troppo male questa recitazione, che fa schifo. 8. Quindi? 8. Allora ho fatto i conti ed è arrivato il momento di eventualmente capire se dobbiamo aggiornare la nostra classifica che l'altra volta ha visto il Re Leone e suo figlio 2 Spider-Man ghanese spodestare tutti e spandare le prime 2 posizioni. Il vincitore di questo 5° episodio di Scene Brutte è... Birdemic! Ammazza. C'era dubbio. E non solo vince, ma entra in classifica. Ma non solo entra in classifica,
ma con 78 punti passa al primo posto, ragazzi. Quindi maledetta Storpia esce di classifica dai primi tre. Quindi? E quindi primo posto per Birdemic, 78. Vogliamo allungarla ai primi 5? No, 3. Non è che così, noi possiamo scegliere 3. No, ma sai perché? Perché ormai stiamo raggiungendo livelli talmente alti. Siete d'accordo con noi? Se avreste fatto anche voi queste scelte, scrivete nei commenti. Parla, è completamente finito. Non c'è la cioè, qualcuno li vede questi video, capito? A un certo punto. Se non siete iscritti, iscrivetevi, lasciate un like, condividete questo video con i vostri amici che hanno bisogno di vedere le scene brutte. E niente, adesso noi ce ne andremo. Oddio, arrivo ogni volta. Scacciando oddio. Uccelli immaginari. Però armatevi. Via! Ciao! Mostri! Un uccello lì. Dai, sta pure qua. Qua. Una spolveratina. Ecco, com'è? Bravo, un po' più su anche. Ecco, qui.